Il mercato dell'automotive è cambiato, i processi di acquisto sono molto diversi rispetto a un passato e ci sono molte novità tecnologiche che aiutano la transizione digitale e ecosostenibile. Siamo qui da Leonori, storica concessionaria romana, e ne parliamo con Gabriele Gabrieli, responsabile del CRM. La piattaforma sostanzialmente consiste in una piattaforma web, quindi in un sito internet. Diciamo che quello che noi vogliamo cercare di cambiare non è tanto la piattaforma in sé, quanto piuttosto il viaggio che il cliente fa per acquistare una vettura. Ci siamo resi conto che durante il Covid il comportamento delle persone è molto cambiato, le persone ci chiedono sempre più spesso di fare delle attività da remoto, chiaramente, sono meno disponibili a venire in concessionaria, soprattutto diciamo nella fase iniziale del processo di acquisto. E quali sono i vantaggi e le differenziazioni rispetto ad un sito generico di e-commerce? Allora, diciamo che nel mondo dell'automotive non è così comune la possibilità di portare avanti un processo di acquisto dall'inizio, quindi dalla ricerca di informazioni fino alla consegna del bene che uno cerca di acquistare, fino addirittura alla consegna a casa. Noi dobbiamo mettere il cliente nella condizione di fare dalla A alla Z il processo di acquisto da remoto. Vuole che gli consegniamo la macchina a casa, gli consegniamo la macchina a casa. Vuole fare un finanziamento da remoto, gli facciamo il finanziamento da remoto. Vuole dare una caparra sul sito, lo può fare tranquillamente. Poi è chiaro che avendo alle spalle un gruppo grande diamo anche la possibilità, se vuole, di venire a vedere la macchina fisicamente, parlare con un consulente fisicamente, eccetera. Questo ha anche dei vantaggi sul piano proprio della sostenibilità, perché naturalmente meno persone che vanno in giro a cercare macchine, meno traffico, meno inquinamento, meno consumo di carburante. Assolutamente sì, diciamo che l'azienda da questo punto di vista ha già fatto tanti investimenti, diciamo che la sede nella quale sono la maggior parte delle persone attualmente è comunque alimentata da pannelli fotovoltaici, quindi comunque è un'azienda che guarda molto all'aspetto green. Quindi insomma una transizione digitale quasi una transizione quasi digitale green, se la vogliamo mettere. Manca così Solo il classico giro di prova, che quello ancora non si può sostituire. Ci stiamo organizzando anche per quello, diciamo che ci sono delle realtà che permettono di fare dei giri di prova virtuali, ok? È una cosa che è possibile fare, le tecnologie esistono, vediamo. Il portale è ancora in versione beta, nel senso che è operativo, ma siete stati i primi ad adottarlo. Sì, sì. E già avete dei riscontri. Sì, esatto. In pochi giorni erano arrivate già una settantina di richieste, le stiamo lavorando e siamo anche in grado di accontentare alcuni clienti in maniera più veloce, perché abbiamo uno stock un po' più ampio.